Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Qui come Velox oggi sono qui per portarvi un nuovo video su Black Ops 4. Raga, oggi andiamo a provare l'ultima arma che appunto non abbiamo ancora provato dalle nuove aggiunte, ovvero il regalo a sorpresa, il piccone. Mentirei se vi dicessi che non ho ancora provato quest'arma e che la sto provando per la prima volta con voi. Non è vero, l'ho già provato, ho fatto qualche partita, una partita e mezzo, quasi due, per appunto toccare con mano quello che è quest'arma. E sinceramente sono rimasto un po' deluso. Perché deluso? Perché guardandola da gioco delle armi, perché la si può utilizzare anche in gioco delle armi quest'arma, mi sembrava più forte, anche se l'avevo utilizzata pochissimo praticamente lì. Cazzo, vi giuro che fa cagare, cioè, nel senso, è tipo un po' più scarsa del coltello. In realtà già il coltello di Bio 4 non è forte, le armi corpo a corpo di questo gioco non sono forti, l'arma corpo a corpo, insomma, non le armi, ce n'è una. Ma questa è un po' peggio, che è anche un po' più lenta rispetto al coltello, capite cosa intendo? Quindi, cioè, già il coltello non ha un grande aggancio, non è niente di incredibile, questa coltella è tutta anche più lenta, quindi nel complesso veramente è abbastanza deludente. Scusate che qua, ok, stavo un problema sul PC. Perché questo è fermo così? Oh mio Dio, ma com'è possibile? Quindi questa qua secondo me è anche peggio del coltello. Porco Giuda, vedi, col coltello questa qua l'avrei ucciso. Cioè, ste kill qua non fai, quelle slidando. Oh però, che palle. Che devo fare, raga? Cioè, ditemi un po' cosa dovrei fare. Solo gente così posso uccidere, cioè. Gli altri non li posso toccare, me li trovo da lontano. Mamma mia. Muori. C'è uno che sta camperando su, è una mia impressione. Non è una mia impressione. Come cazzo entro qui, mo? Mamma. Non ha saltato perché c'era la porta. Va bene. Peccato, mi aspettavo un'arma corpo a corpo un po' rivoluzionaria, se devo dirvi la verità. Perché comunque dopo il coltello, che era abbastanza piatta come arma... Sia a livello di originalità, sia a livello anche di potenza, abbastanza, insomma, così. Pensavo che avrebbe raggiunto magari un'arma corpo a corpo un po' più figa, più particolare. Invece, porca puttana, ha raggiunto sto piccone che, oltretutto, è già qualcosa di già visto. Oltretutto, non è forte. Giuccato. Ah, siamo sotto di una. Probabilmente non vinceremo mai, sta per essere sicuro, perché una mappa del genere non è proprio adatta, ecco. Uno che scappa qui. Gli ho dato la picconata in testa. Questo qua non gli ho fatto niente. No, non va proprio l'aggancio su sto gioco, Minchia, fugge come un ladro. Ok. Siamo primi, non chiedetemi come, perché siamo primi. Va bene così. Che poi in realtà, ragazzi, non ha nemmeno senso dire che quest'arma non è forte. Cioè, è proprio il sistema delle armi corpo a corpo del gioco che non è forte, perché... Camperone maledetto. Cioè, non è proprio il sistema delle armi corpo a corpo del gioco che non va bene. Perché le armi hanno poco aggancio. Lo slide del giocatore è molto limitato rispetto a quello di Bio 3. Quindi, di conseguenza, sei proprio una statua, no? Su Bio 3 la cosa buona che ti portava a fare molte kill con le armi corpo a corpo era l'aggancio assurdo delle armi. E in più anche il fatto che comunque i giocatori potevano slidare in maniera abbastanza notevole. Quindi potevi darti uno slancio verso gli avversari e poterli quindi agganciare e sfondare in maniera esagerata. Poi invece hai degli slide molto limitati. Quindi non hai... insomma, un vantaggio nelle armi corpo a corpo. Sei proprio fermo? Ma vaffanculo, quello da dietro mi ha hitato. L'avrei ucciso questo qua. Questo è il problema, ragazzi. Ecco qua, gli diamo un'altra kill a sto stronzo. Vabbè, Jungro 96, una statua proprio. Ci hanno recuperato, raga. Vaffare in culo. Ma che cazzo stanno facendo questi babbuini? L'elicottero nemico. Oh mio Dio. Non so come tutto ciò stia accadendo. Solo che campererò qui dentro col mio pugnale, col mio piccone. Cazzo pugnale. Aspettando che qualcuno venga a prendermi. Ah no, la squadra d'assalto. Addio. Abbiamo decisamente perso sta parità, che dite? Che devo fare, raga? Toron West è un mostro, cioè. Ha vinto lui. Che gli devo dire? Bravo. GG Toron. Pure mi hanno violato anche la roba, raga. Non vedo un cazzo. Fanculo. Stava andando benissimo come partita. Poi d'improvviso Toron West ha deciso di chiamare le sue streak. E quella che era una partita buona è diventata una partita finita. In un attimo. In un secondo. Mamma mia. C'è uno che campa qui dentro. Mamma mia, Jungro sempre qui. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia una parità assurda questa qua, raga, sì. Cioè, come gioca la gente, dico, cioè, è un po' assurdo proprio. Sono tutti delle statue. Cosa? Ah, cazzo, altro lato. Ma che cosa sta facendo sto qua? Siamo sotto di 5. Che Toron West con un full streak non è ancora riuscito a concludere la partita. Jungro ancora qui. Basta, Jungro. No, Pascal. Cioè, Toron West full streak e ancora 25 kill. Com'è possibile, raga? Ah. È ancora qui che campera. Sta ancora camperando lì quel tipo, raga. Jungro. C'è un bot, veramente.
Vedete, questa è la cosa che vi dicevo, lo slide. Avete visto come, come è lentissimo proprio? Cioè, proprio poi si rallenta in maniera proprio, in maniera quasi drastica. Abbiamo perso, abbiamo perso. Thorn West è ancora 27 kill, ma io non faccio una kill da un'ora. Muore, cane, ok. Oh, 22 kill abbiamo fatte, ragazzi, senza streak, senza nulla. Le streak ce l'avevamo, non l'abbiamo prese, semplicemente. UAV nemico in volo. Ah, Thorn West, il bestione. No, no. Muori. Che cazzo? Ma che cazzo? Muori. Thorn West si è messo anche lui il piccone. È arrivato a 29, raga. Muori, Thorn. Siamo a 26, ragazzi. Vabbè, no. Jungle ancora lì. Mamma, raga, ma è una lobby zombie questa qua, ve lo giuro. Mamma mia, che fatica a giocare con quest'arma, che fatica. Ce ne facciamo un'altra, ma tanto non la vincerò mai, ragazzi, ve lo giuro, è impossibile. Mi dovrebbe capitare proprio la mappa giusta. Vediamo Jungle 96, campione indiscusso di questa lobby. Campione del positioning. Sa sempre dove piazzarsi, Jungle 96. Non ne sbaglia una. Ci vediamo tra pochissimo, raga. Ragazzi, io non ho parole, è uscita Nuketown. Riusciremo a vincere su Nuketown? Come no? Come no? Però ci proviamo, dai. Vamos! Iniziamo questa avventura. C'è ancora Tom di sto cazzo. Non c'è più il boss. Muori. Mamma, ragazzi, siamo primi. Vai! Un super aggancio del mio super piccone. Mamma, ragazzi, sto piccone veramente non aggancia un cazzo. C'è un tipo che campera qua sopra. No, in quel corner, mi sento male. Mi sento male. Mute 2000. Raga, lobby zombie 2.0. Dove siete? Ovunque, sono ovunque. Uno. Uno è salito qui. Due. Dai, ci gestiamo sta zona, visto che l'arma non aggancia. Siamo... Ma dove si buca? Come fate a non vederlo? Minchia, sono cieco. Porco Giuda, sono ciechissimo. Cioè, magari, stando in tutte queste casettine qua, riusciamo a fare qualche kill, visto che l'arma non aggancia, magari. Ci va bene, ecco. Che c'è uno qui. Niente, deve arrivare il pezzo di merda da dietro. Mi manca lo skull splitter, mi manca il buzz cut. Dove siete, amici miei? Dove siete, amici miei? Stavate così belli, forti. Ora mi ritrovo a dover giocare con queste pseudo armi corpo a corpo. No, vabbè. Muori. Ok. Muori. Siamo primi, ma perché veramente... Queste sono delle scimmie urlatrici. Entrate qui, dai, che vi spacco tutti. Capisco. Muori. No, non mi ha curato. Siamo primi. Incredibile. Oddio. Vieni qua. Ti spacco, ok. Uno è qua su. Ok. Ripeto, stando appiccicato è anche facile uccidere. Oddio. Queste cose su BO3 le facevo 10 a partita di triple del genere. Su sto gioco devo pregare. Siamo primi comunque. Almeno su Nuketown, vedi, perché non c'è bisogno di agganciare tutto qui. Nelle altre mappe sarebbe impossibile. Ma 15 kill. Dov'è? Va bene. Sbatti sulla gente e vola via. Hanno messo uno scudo su, niente da dire. Che dire? Che dire? Fermati, amico, dai. E ti pianto un piccone in testa, niente. Dobbiamo andare nell'altra casa, non possiamo più stare in questa. No, niente, mi fa spawnare qui. Non ha senso che io stia qui, perché tanto... Fanculo a sto slide, peso 800 kg, assurdo. Questo... Fermati che ti sfondo, ok? Ah. 18-11, raga. Potremmo provare a vincere sta partita. Se tutto va come deve andare. C'è un tipo lì, magari non ci vede, ok? Oh, no. Ottimo. Okay, c'è un tipo qui. Ti prego, fermati. Dai che per sparare ti devi fermare. Non riesci a sparare insieme e a correre, ok? Qualcuno qui? Cazzo, questo è invisibile al coso. Sto usando sangue freddo. Perché è invisibile, scusate? Non mi sono mai informato su cosa serve per essere invisibile a quello. Comunque. Muori. Gente campera qua su. Cazzo, sto slide. Mica su BO3 questi li avrei tutti uccisi dal primo all'ultimo, raga. Con quel super slide. Ma c'è pure il filo spinato, hai visto? Sono attrezzati. L'ha messo sicuramente Jungle, che è quello che campera. Oddio. 21-16. È finita. Ci stanno comebackando. C'è che arma di merda, io non ho parole. Mi sta salendo il livello di stress in una maniera incredibile. Ah, sei fortissimo. Coglionazzo. Ma c'è uno che campera. Guardalo, mamma. Quello è Jungle, raga. Ok. Capisco un cazzo. Dove sono mo questi qua? Muori. Ma 26, raga.
27, ti prego, finisci prima che mi strappi le ossa. Cazzo, per pochissimo. Due kill. Ok, l'ultima. Cane di merda. L'ultima kill, raga, l'ultima. L'ultima. Dai, c'è lo scudo, non puoi avanzare, ti devi fermare. No, niente, niente, niente. Holigan, mamma, come sta giocando. Ok, c'è uno qui che si ferma per forza. Oh, basta. Non giocherò mai più con quest'arma. Bella, raga, siamo divertiti. Come no? Bella, ciao, ciao.